Anche ad Arezzo si sono svolte le celebrazioni in occasione del centenario della fine della Grande Guerra per la festa dell'Unità Nazionale, la giornata delle Forze Armate. La manifestazione, come sempre, si è svolta in piazza San Jacopo alla presenza delle autorità civili, militari ed ecclesiastiche, dove sono stati letti messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Oggi si celebra un evento veramente storico, i 100 anni dalla fine della guerra. Tra l'altro è quasi mezzogiorno. E a mezzogiorno fu pubblicato, o comunque fu mandato per radio, l'ultimo bollettino di guerra, quello firmato Diaz, che annunciava la vittoria. Quindi la vittoria di una guerra è importantissima per l'Europa, che ne ridisegnò i confini. La vera unità nazionale risale a quel tempo, risale al 4 novembre 1918. Sono passati 100 anni, l'Italia è tanto cambiata, ma si deve continuare a ricordare dei suoi morti. Senza quei sacrifici oggi l'Italia non sarebbe quello che è, e dobbiamo sempre ricordarcene. Nel corso della cerimonia sono stati infine, come sempre, consegnati riconoscimenti in ricordo dei soldati provenienti dal territorio aretino caduti nel 1918 e decorati al valor militare. Mi auguro che questo ricordo ci aiuti per il futuro a pensare di andare avanti sempre con uno spirito di pace, visto i sacrifici umani che tanti concittadini, anche moltissimi giovani, hanno fatto per il nostro paese.